runway, style, fame. She likes fashion. Simone Palombi al debutto con la maglia rossoverde, il gol decisivo per il passaggio del turno e la partita di Cesena al Manuzzi per il terzo turno di Coppa Italia. Quali sono le tue emozioni dopo questa bella giornata sicuramente? Sì, è stata un'emozione grandissima sia l'esordio in questo stadio che il gol che è arrivato. Non potevo chiedere di più, abbiamo portato a casa 3 punti al passaggio del turno che era fondamentale per noi. E siamo soddisfatti perché la squadra ha raggiunto il risultato con tenacia, con voglia, senza arrendersi mai, e questo deve essere lo spirito fino alla fine del campionato. Sei stato il primo a segnare il primo gol ufficiale della Ternana nella stagione 2016-2017 e sei arrivato da meno di una settimana. Che Simone Palombi dobbiamo aspettarci per le prossime partite? Sì, sono ovviamente contento del primo gol della stagione della Ternana e dovete aspettarvi un Simone che comunque ce la mette tutta in campo quando entra, lavora sodo e duro durante la settimana e niente, vedremo che cosa dirà il campionato. Senti, parlando del Pordenone, una squadra che era molto più anziana di voi, eppure alla fine l'esperienza forse sembrava ce l'avesse più la Ternana per come ha gestito anche nel secondo tempo supplementare. Sì, sapevamo comunque la squadra che incontravamo, una squadra tosta, che aveva un bel organico. Noi ovviamente eravamo tutti ragazzi giovani con tanto entusiasmo, ce l'abbiamo messo tutta fino alla fine e siamo contenti di questo passaggio del turno. Simone, gol di sinistro per te che sei ambidestro e soprattutto il Liberati che chiama il tuo nome per la prima volta e speriamo sia la prima di una lunga serie in questa stagione. Quale emozione hai provato? Ma un'emozione indescrivibile, i tifosi sono diciamo la nostra forza e comunque quando ho segnato è giusto festeggiare con loro e con la squadra perché ovviamente tutte le domeniche ci vengono a sostenere e sentire diciamo il mio nome strillato più volte fa piacere e riempie diciamo il cuore di gioia. E ora il Cesena è un altro grande stadio in questo tuo avvio di carriera professionistica. Sì, piano piano diciamo che li dovrò affrontare tutti questi stadi e sono orgoglioso e non vedo l'ora di calcare determinati campi. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, arrivederci.